Buongiorno, chiederei numero giorno, chiederei una per l'anima, il libro, eh? Orchidea Storia e Personaggi, quarta edizione, 572 pagine di orchidee, lo trovate qui all'Orchidereo oppure su Amazon. Ha tre grandi pregi, costa poco, è semplicissimo, l'ho scritto io. Allora, sì, iscrivetevi al canale YouTube Orchidea di Brosolo e ai gruppi Facebook Orchidea Medicina per l'Anima e le Orchidee degli Scemi, che sarebbero le miniature. Adesso ve ne faccio vedere una bellissima. Va bene? Allora, qui sono tutte piante che non riposano, a parte quelle quattro brossaule lì in cima che adesso le sposteremo. Queste sono Dendrobium aggregatum zanchinensis, poi qui c'è qualche Kinjanum, quella lì la celogina nitida, qui sono dei Dendrobium, questi qui sono i Nestor, questi qui sono i Superbum, l'Anosmum, questi sono aggregatum, qui c'è un po' di Masdevallia schroederiana, queste sono tante Pleurothalidine. Questa è una Ceratostylis, Ceratostylis filippinensis. Queste sono bellissime. Io le vado matto per queste qui. La Pleurothalis Arturioides, perché fa delle piante tappezzanti che sono bellissime. Poi si riempie di fiorellini piccoli, c'è l'orchidea degli scemi. Queste sono delle altre Ceratostylis. Questi sono gli Oncidium Puminum, che adesso si chiamano Trichocentrum. Questi sono ibridi Sophronitis. Ce n'è qui, ce n'è lì, ce n'è là. Queste sono un po' di Cattleya. Qui sono le Heliaceps, Dendrobium lodigesi. Quelli sapesi, sono tutti Dendrobium di tanti tipi. Questa qui, la Duncum, quella da lì in cima, sono tutti aggregatum. Qui sono i Pedendrum porpax, porpax viridibrunneum, poi c'è qualche Schlechterianum. Queste sono dei Dendrobium, è un Dendrobium molto bello, il porco cane, a te. Striolata, è un Dendrobium bellissimo, Dendro Australis, di quelle che fanno parte adesso delle Dochrilla, ma è veramente stupendo, fiorisce in primavera, questo Dendrobium. Divento vecchio, c'è la testa un po' Dendrobium monile, queste sono ancora Sophronitis, queste sono un gruppo di Maxillaria schuckiana, questi qui sono i Bulbophyllum bosseri e c'è un po' di Lettote, no, queste qui sono tutte le strepie, ah, questa è quella che volevo farvi vedere, questa è l'orchidea degli scemi, ma è stupenda, questo è Trichocereus muralis, l'orchidea mosca. Vedete che sembra una mosca? Sembra una mosca posata su una foglia. Come vi ho raccontato qualche giorno fa delle Ophrys, della pseudocopulazione, le Ophrys apifera che si servono delle api, per esempio l'Ophrys speculum invece si serve delle vespe, così. Ogni insetto ha uno specifico fiore e così anche le mosche, le orchidee mosca, queste qui ci sono. Diverse specie di orchidee di Trichocereus a cui corrispondono altrettante specie di mosca, perché sono fatti proprio come la mosca specifica e le mosche, tentando di accoppiarsi con questa qui, gli strampiccicati i polline che portano da un fiore all'altro. Questo è un ibrido anche molto bello, è la Brassavola flagellaris per Brassavola nodosa. Ecco, qui c'è un po' di tutto, quelle sono tutti. Il Ciclia garciana, sopra c'è quella là, invece sono l'ibrido che ha fatto il mondo, la Diplocia astrea, queste sono Maxillaria schuckiana, Masdevallia tovarensis, questo è il Bulbophyllum bosteri, un po' di Tottes bicolor, poi c'è Masdevallie, qui c'è ancora Masdevallie di tutto, tante varietà di Masdevallie, ah questa qui è un'altra bellissima, un'altra miniatura stupenda. È la Platistele misera, questa qui bisogna vedere bene il fiore perché è veramente stupendo. È un'orchidea da super scemi questa qui. Si riesce a ingrandire da vedere com'è. Se vedete il fiore bisogna guardarlo quasi con la lente, ma se lo guardate è veramente stupendo. È una Platistele che è una Pleurothalidina, vengono dalle Ande. Anche Trichocereus vengono dalle Ande, però non è una Pleurothalidina, è più vicino alle maxillarie. Queste sono tutte le varietà di greco dei Frammipedium e qui c'è tanta miscela, quelli sopra sono Maxillaria Sophronitis e così via. Ah, qui c'è una, l'ho spostata di qua per farla vedere, è la
Questa qui è lavanda Firenze per attaccare il blu. Praticamente lavanda ceruleo per la Firenze falcata e noi le attacchiamo su sui bambù così, perché solitamente le vanda le tengono nei cestelli. Adesso i cestelli di plastica, una volta i cestelli di legno. Poi questo sistema qua l'aveva adottato Giorgio Intercopre, che è stato un grandissimo, grandissimo appassionato di orchidee, è morto nel 2016, ha 88 anni, e lui li attaccava su dei fili di acciaio. Dei fili di acciaio in fondo gli faceva una piccola piega in modo che appoggiava su e la legava lì, e poi la legava sopra, le vanda, le teneva tutte così. Però mi sembra che il bambù è molto più bello. Comunque questa qui è una vanda Finezia, si chiama appunto Patarcari Blu, ed è una veramente molto carina. Ecco, questa è un'altra cosa molto interessante. Questi qui sono i Papilionate Vandarum. Sono delle piante, sono praticamente delle vanda con le foglie terete, con dei fiori bianchi molto molto particolari. Qui sono un po' dei grandi Pinus Stanfordianum, lì sono sempre Pierardi. Questa è la Maxillaria variabilis. Qui altre Pleurotalidine. Questa è la Pleurotalis picta, vedete che sta fiorendo adesso. Lì c'è delle Dracula Lotax. Qui sono tutte Masdevallia. Questa è la Masdevallia muscifera, un'altra molto particolare. L'esso delle Brassavola Perrini. Qui ancora tutte Pleurotalidine. Maxillaria, questa qui è la variabilis rossa. E vabbè, dai, c'è tante tante varietà così. Qui sono altre varietà, questa qui è la Brassavola glauca. Queste sono delle Cattleya maxima, Dendrobium ibiki. Questa è molto bella, la Cisca infia d'Asiandra. Di Parva, sì, perché la d'Asiandra, io quando ho conosciuto la Cisca infia, 50 anni fa, era la Cisca infia d'Asiandra, bellissima. E questa è la Parva, è molto simile. Questa è una grande Maxillaria Sophronitis. Adesso aspettiamo perché fioriscono in tardo autunno, adesso dovrebbero cominciare a fiorire. E così via, tante altre. Queste sono tutte le zattere, poi ce n'è un po' su in cima. E queste sono sempre Dendrobium Pierardi, e là c'è un po' di Rodigesi. Qui invece c'è dove teniamo la roba fiorita, Psicopsis, qualche Cattleya, delle Brassie, quello che c'è fiorito al momento. Questa è una grande Masdevallia nidifica. Questa invece è un Epidendrum Porpoise, che ha una caratteristica particolare, perché questo è un porpoise molto molto grande, che adesso fiorirà. E però la cosa curiosa è che questo è un vasetto, vedete qui il vaso che c'è ancora? E la pianta ha avvolto tutto, è diventata una palla di porpoise. Oh signor, che non riesco più a metterla su. Queste invece sono dei, ma che è ancora fiorito adesso, come adesso provano alla fine della fioritura. Sono delle palle fatte di Simmatosali radicans, che è anche profumato. È una cosa d'erbetta, eccole qua, perché adesso ormai cominciano a sfiorire. La Simmatosalis radicans è una specie di erbetta che è bella tutto l'anno, perché è appunto un proticello, e in fine estate e autunno si riempie di orchideine profumate. Va bene, qui finisce tutto, e dopo queste sono le zattere, il reparto zattere, poi i prossimi giorni faremo di là. Ok, a domani.